Iter raggiungerà il suo massimo storico, lo supererà come ha fatto Bitcoin lo scorso mese, ci riuscirà sì o no? Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video, oggi ragioniamo su Iter, cioè Ethereum ragazzi, e andiamo a capire quelli che sono i dati che la regina delle cripto ci ha dato in queste ultime settimane, dove ha fatto anche i fuochi d'artificio, per capire se riuscirà ad andare sui propri ATH, sul proprio ATH, quindi sui massimi storici che sono intorno ai $1,400, superarli e fare quello che Bitcoin ha già fatto nelle ultime settimane. Al di là dell'aspetto tecnologico, anche da un punto di vista di analisi dei dati di mercato, Ether è molto diverso, ragazzi, da Bitcoin, perché il concetto della supply, della scarsità di Bitcoin non è replicato su Ether. Questa cosa già molti di voi probabilmente la sanno, chi magari ancora si è avvicinato da poco magari al mercato non conosce questa differenza. Vi faccio intanto vedere alcuni grafici che rappresentano la differenza sostanziale sul concetto della scarsità fra Bitcoin ed Ether, poi andiamo a guardare quelli che sono due grafici molto importanti proprio di Ether contro dollaro e contro Bitcoin, e poi tiriamo su le conclusioni su questa fase attuale, su quello che potrebbero essere le potenzialità della regina delle cripto per le prossime settimane. Ma prima di fare questo io vi chiedo di iscrivervi al canale se ancora non avete fatto, lasciatemi anche i pollici ragazzi, con i pollici mi aiutate veramente tantissimo. Ricordo poi a tutti che oggi, domenica 10 gennaio, si chiude la Trading On Academy. Avete tempo fino a mezzanotte per registrarvi. Chi di voi volesse entrare nel super gruppo, passiamo adesso a vedere i grafici. Allora ragazzi, Ether rispetto a Bitcoin si differenzia in maniera estremamente importante per quanto riguarda il concetto del rifornimento circolante, come lo chiama Coin Market Cap, traducendolo in italiano, una cosa terribile. Comunque ragazzi, questa è la supply, quindi la supply di Ether rispetto a quella di Bitcoin ha una inflazione decisamente maggiore rispetto a quella di Bitcoin. Vi faccio capire la differenza. È vero che con l'avvento di Ether 2.0 questa cosa cambierà ragazzi, però ancora al momento non è così. Per quanto riguarda le emissioni di Ether, sono rimaste ancora elevate e sono circa pari al 4% della supply ogni anno. Questo significa che Ether si inflaziona contro Bitcoin del doppio. Adesso vi faccio vedere il tasso di inflazione di Bitcoin. Allora, questo è il tasso di inflazione di Bitcoin, ragazzi, ed è abbastanza visibile come dopo l'ultimo halving il tasso di inflazione anno di Bitcoin è dell'1.8 contro il 4 di Ether. Questa è la più importante differenza fra il re e la regina delle cripto, e il concetto della scarsità per quanto riguarda Ether è molto diverso rispetto a quello di Bitcoin, perché la scarsità di Ether non è adeguata ai livelli di Bitcoin, quindi già questo ci dà un'informazione importante nel valutare anche il perché in effetti Ether non è ancora arrivato ai massimi storici, quindi al proprio ATH, mentre Bitcoin li ha ampiamente superati, perché addirittura è raddoppiato il prezzo rispetto ai precedenti massimi raggiunti nel 2017. Il secondo tassello è di natura di volatilità, perché le criptovalute rispetto a Bitcoin sono più volatili. Ether è la regina e quindi ha una capitalizzazione importante, perché comunque parliamo di una capitalizzazione di 147 miliardi ragazzi al momento di dollari, e quindi comunque è una cripto estremamente capitalizzata, ma
è più volatile rispetto a Bitcoin, anche Ether, ragazzi. Questo cosa significa? Che nel 2018, perché le cripto hanno avuto il loro ATH nel 2018 a gennaio, quindi a cavallo tra il 2017 e il 2018, la volatilità che ha spinto le altcoin ai massimi è stata enorme. In sostanza, in parole povere, la bolla speculativa del 2017 cavallo 2018 è stata più imponente sulle altcoin rispetto a Bitcoin. Questo è il motivo per il quale l'ATH di Ethereum è molto più alto rispetto a quello di Bitcoin, non in termini di valore assoluto, ma in termini di estensione di volatilità, perché Ether ha fatto il botto di più, ragazzi. In pratica c'è stata più bolla speculativa sulle altcoin nell'ultima alt season rispetto a quella che abbiamo visto su Bitcoin. Questo è un motivo importante, perché vi fa capire anche che la regina delle cripto, tutto sommato, sta navigando. Non è che non stia navigando, però non tiene il passo con Bitcoin, perché i grafici precedenti sono eccessivi, quindi c'era una super bolla. In pratica vi faccio vedere anche questo grafico, ragazzi, che è l'attuale quotazione di Ether contro dollaro sul prezzo di Bitstamp. Allora qui, ragazzi, è abbastanza evidente come stia disegnando uno dei peggiori pattern della storia, se poi viene confermato, cioè le famose corna, ragazzi. Allora, un pattern bruttissimo, perché sia da un punto di vista proprio estetico, sia da un punto di vista di price action, ragazzi, queste sono le famose corna. Cosa significa? Significa che se il mercato non riuscirà a breccare i 1400 dollari, ma non subito, ragazzi, questo dovrà farlo nelle prossime settimane barra mesi. C'è anche di mezzo la chiusura del ciclo annuale, una cosa importantissima che dovrebbe avvenire fra febbraio e marzo su Bitcoin, quindi ne parleremo in maniera estremamente approfondita nel canale, ragazzi. Quindi iscrivetevi se ancora non l'avete fatto, perché saranno mesi molto molto importanti da tenere veramente sott'occhio con la lente di ingrandimento sul settore cripto. Ragazzi, allora, questo massimo dovrà essere breccato, perché è fondamentale per il prosieguo del trend della regina delle cripto. Se Ether non brecca questo massimo, è buono, insomma, ragazzi, ok, ve lo dico adesso, ma io sono fiducioso e penso che il mercato disegnerà magari un po' di resistenza, come già sta facendo in questa fase. Magari andrà a fare la famosa close del ciclo annuale per poi riprendere e fare un trend. Ovviamente, ragazzi, è una mia idea, come sapete le previsioni di questo tipo non hanno validità scientifica, i dati invece sì e il trend invece sì. Vi ho detto però che Ether rispetto a Bitcoin ha un tasso di inflazione doppio. Questo cosa significa? Che in realtà, ragazzi, da un punto di vista di market cap, Ether il suo massimo lo ha già superato. Quindi dobbiamo andare anche a considerare i livelli di prezzo che vediamo su questo grafico, anche rispetto al fatto che di Ether in questo periodo temporale, ragazzi, ne sono stati stampati tanti. Questo è il grafico della market cap di Ether, ragazzi, che sta combattendo contro il suo massimo storico, ed è questo il grafico più importante, secondo me, in questo preciso momento per la regina delle cripto. È qui che si sta giocando la battaglia. Come vedete, in effetti ha fatto un doppio massimo, cosa che non si vede se andiamo a guardare il prezzo, perché sul prezzo non sembra andato vicino al suo massimo storico. Ma se andiamo a guardare la capitalizzazione di Ether, allora qui cambiano le carte, e si vede anche come il livello di 145-146 billion di market cap sia un livello di resistenza per la regina delle cripto. Questa cosa riuscirà
a vincere questa battaglia? Io credo di sì, ragazzi. Ovviamente in questo momento c'è una fase di respiro per quanto riguarda i mercati, anche Bitcoin sta respirando, però è anche vero che Ether rispetto a Bitcoin è stata un'ottima cripto per l'anno 2020, quindi ha retto, ragazzi, anche il balzo di Bitcoin, e ve lo faccio vedere nell'ultimo grafico che vediamo oggi, che è proprio il grafico di Ether contro Bitcoin. Eccolo, ragazzi, allora questo è il grafico della regina delle cripto, ma se andiamo a guardarlo per esempio dal 2020, tutto sommato il trend contro Bitcoin, ragazzi, Bitcoin è un drago, ricordatevelo, quindi quando vediamo uno strumento galoppare contro Bitcoin, beh, ragazzi, tanto di cappello. Guardate il trend di Ether contro Bitcoin per il 2020, sì, alti e bassi, ragazzi, ma è di nuovo qui in questa super fase. Non di meno, ragazzi, proprio questo livello blu che vedete, giallo che vedete in questo punto, rappresenta per me anche un livello per un eventuale switch sulla regina delle cripto di alcuni Bitcoin. Ho pubblicato l'analisi proprio questa mattina in Academy, proprio per avvertire tutti di una possibile operazione che al momento ovviamente non c'è. Però se dovessimo andare oltre questo livello, per esempio con il grafico Ether Bitcoin, valuterei un ingresso su Ether anche con una porzione di Bitcoin, quindi uno switch, ragazzi, perché Ether sta dimostrando, secondo me, un bel trend, nonostante non sia lineare, chiaramente non può esserlo contro un drago come Bitcoin, è impossibile, ragazzi, ma se andiamo a togliere tutti questi movimenti, andiamo a guardarlo in maniera oggettiva, dal 2020, prima era un disastro, ma dal 2020, quando, diciamo, forse probabilmente la bolla è stata totalmente riassorbita, ha assunto un bel trend contro Bitcoin. Se poi andiamo ad analizzare anche il concetto eventuale del discorso di Ether 2.0 e tutto quello che ne potrebbe derivare, insomma, ragazzi, perché no? Potremmo avere un nuovo 2021 di Ether contro Bitcoin, magari fatto in questo modo. Non mi aspetto chiaramente giganteschi numeri contro il re, ragazzi, però Ether ha fatto più 50 nel 2020 rispetto a Bitcoin, potrebbe fare anche un più 30, ma comunque ottimizzare la nostra scelta, ovviamente, quando solo quando c'è, ci sarà, se ci sarà un'inversione di trend. Anche in questo caso un'eventuale inversione di trend probabilmente spingerà Ether a rompere i suoi massimi storici. Allora, questo è il mio grafico classico, quello che vediamo ogni tanto quando faccio l'analisi ciclica, ragazzi. Anche qui siamo all'inizio di questo ciclo maxi di Ether, che dovrebbe andare a concludersi con il famoso annuale a marzo, quindi questo è un ciclo molto lungo. Ancora c'è spazio per rompere il livello dei massimi, che è questo livello che vedete a 14,50, insomma, scusate, non 14, ragazzi, 1450, io ormai gioco con i numeri senza la virgola, insomma, ogni tanto faccio delle gaffe enormi, quindi perdonatemi per queste cose, ok? Allora, 1400 è il livello da battere. Ci riuscirà? Io penso di sì. Ancora i dati sono accettabili. Non vedo inversione di tendenza su Ether, neanche su Bitcoin, neanche nel breve periodo. È chiaro che in Academy, ragazzi, è già in atto un progetto squat, un progetto Manhattan, l'ho chiamato così, dei super trader, che stiamo decidendo come gestire questa cosa, ma ne parleremo domani con la consueta analisi di tutto quello che è successo su Bitcoin e che cosa sta succedendo proprio in questo momento. Uscire, non uscire, this is the questions. Buona domenica, ciao a tutti.